Gruppo Spinelli, Logistics Provider. Un saluto da Pietro Roth, benvenuti alla puntata 253 di Transport, nella sua prima parte interamente dedicata a InnoTrans Berlino, la più importante fiera mondiale sul mondo, appunto del trasporto, soprattutto ferroviario. Vediamo allora il primo treno dei servizi introdotto da Fabio Pasquarelli. Transport è presente anche all'edizione 2018 di InnoTrans, l'evento mondiale del trasporto e della logistica che è un riferimento per tutti gli operatori del settore. Lo è naturalmente anche per gli operatori italiani presenti in massa che abbiamo ascoltato, ci siamo fatti raccontare le strategie, che cosa stanno facendo, come stanno operando in questo settore fondamentale nella vita del cittadino comune anche. In questa puntata di Transport degli approfondimenti importanti abbiamo incontrato ovviamente Ferrovie dello Stato, quindi Mercitalia Logistic, col suo amministratore Gosso, che ci ha raccontato il futuro dell'alta velocità nel trasporto delle merci. Abbiamo incontrato l'ingegner Corradi, Luigi Corradi, amministratore delegato di Bombardier Italia. Abbiamo incontrato l'Interporto di Bologna, che sta attivando un'azione importantissima in sinergia sempre con Ferrovie dello Stato per quanto riguarda il trasporto delle merci e diciamo anche per quanto riguarda l'intermodalità, funzione sempre più fondamentale e sempre più strategica in tutto quello che è appunto il trasporto delle merci. InnoTrans è un appuntamento importantissimo per noi e quest'anno soprattutto, perché davvero abbiamo fatto un salto di qualità. Quest'anno presentiamo a InnoTrans 5 novità, tutte esposte alla fiera, due locomotori di trazione elettrici, uno monotensione per la rete italiana, uno politensione che utilizzeremo per potenziare i nostri servizi in Europa, una locomotore diesel, anche questo molto interessante, diesel elettrico molto interessante per le attività di manovra, questo sarà un locomotore gestito da Mercitalia Shunting and Terminal e che ci posizionerà in maniera ancora più forte e determinata nel primo ultimo miglio ferroviario. Poi abbiamo due carri, un carro per il trasporto combinato, un carro per il trasporto di semirimorchi mega e container e un carro per il trasporto convenzionale di prodotti siderurgici, trasporto di coils. Entrambi questi carri dotati di sensoristica, li chiamiamo carri intelligenti, sì, che consentono agli operatori di controllare i parametri del carro, tenere sotto controllo l'andamento del carro a distanza in tempo reale. Chiaramente InnoTrans è una vetrina internazionale, però Bombardier è presente anche con i prodotti italiani. Ci stiamo focalizzando in questo momento in Italia nel settore locomotive e sull'alta velocità, come già abbiamo fatto in passato con le TR1000. Locomotive, sapete, abbiamo l'ordine con Mercitalia, sono 40 locomotive, la produzione è iniziata quest'estate, a luglio, oggi abbiamo già 9 locomotive in un buono stadio di produzione, stiamo lavorando per finalizzare l'iter dell'omologazione. Dal prossimo anno l'obiettivo è vedere le nostre locomotive girare con Mercitalia, che chiaramente ne ha un bisogno molto forte, deve rinnovare il parco, i suoi obiettivi economici e di crescita sono molto legati alle nostre locomotive, quindi stiamo proprio lavorando insieme perché questo diventi un successo, sicuramente per Bombardier ma più in generale a livello italiano. Interporto Bologna sta attraversando veramente un periodo di grosso fermento. Stiamo cercando, oltre al consolidamento della parte immobiliare nella logistica, in cui siamo primi in Europa, di rilanciare la parte ferroviaria. Lo stiamo facendo ricreando un reticolo ferroviario, un network ferroviario in cui Bologna è centrale e funge da gateway collegando il sud Italia con il nord Europa. Quindi fondamentalmente in Interporto Bologna attualmente realizziamo già diversi treni, il La Spezia-Bologna, il Livorno-Bologna, il Bologna-Bari, il Bologna-Nola, Marcianise, Catania-Bicocca, è partito da poco il Bologna-Zeebrugge, partirà a novembre il Bologna-Chieti-Wuppertal, quindi un reticolo ferroviario che sta diventando sempre più importante.
Il 28 di novembre noi presenteremo questo network ferroviario a tutti gli insediati di Interporto Bologna, che sono 120, ma a tutto il mondo del trasporto intermodale interessato a fare di Bologna il proprio gateway per il rilancio nel nord. E poi abbiamo un evento fondamentale di cui parlerà tutta Europa, che è il lancio del Merci Italia Fast, presumibilmente il 22 di ottobre, parte da Interporto Bologna e collegherà Marcianise. Sarà il primo treno in Europa che farà circolare la merce con l'alta velocità, sull'alta velocità, con gli stessi criteri del trasporto passeggeri. 3 ore e mezzo Bologna e Marcianise, è il futuro. Fondamentalmente il trasporto intermodale non accompagnato fa viaggiare la merce pesante, col Merci Italia Fast faremo viaggiare la merce leggera con gli stessi criteri e parametri del trasporto passeggeri. È un sistema innovativo che ci permetterà di far conoscere Bologna e di far sì che a Bologna Interporto si possa far viaggiare la merce con tutti i criteri possibili e immaginabili che ora il mercato offre: il trasporto non accompagnato, il trasporto convenzionale e il Merci Italia Fast, merce ad alta velocità. Ma InnoTrans non è solamente il trasporto delle merci, è anche il trasporto pubblico, un tema sulle quali l'attenzione è sempre maggiore, anche in un'ottica di utilizzo di mezzi puliti, di ambiente, di ecosostenibilità, di interconnessione, di interoperabilità, perché è importante che la gente, che il pubblico, che il cittadino possa utilizzare i mezzi in maniera ottimale, magari anche usufruendo di titoli di viaggio che non abbiano validità solo per il trasporto, ma anche per il parcheggio, parcheggi di prossimità e soluzioni di questo tipo. Tipera, Bologna, abbiamo incontrato la sua amministratore delegato, presidente Giuseppina Gualtieri, è azienda leader in Italia in questo settore, e le soluzioni che loro hanno nel portafoglio e che sono all'orizzonte sono soluzioni innovative che sicuramente potrete verificare ed ascoltare nell'intervista che abbiamo realizzato proprio qui a Berlino. Sì, siamo qui in fiera ovviamente con tutto il nostro gruppo dirigente, perché si tratta di una fiera fondamentale. I nostri temi sono quelli della mobilità sostenibile, dell'intermodalità. Da anni ci siamo definiti l'azienda della mobilità, ci occupiamo sia del trasporto ferroviario con il nostro partner Trenitalia, ma anche di trasporto gomma e anche ultimamente di mobilità anche come car sharing elettrico, che stiamo avviando proprio a Bologna nei prossimi mesi. Alla fiera i temi, abbiamo avuto una conferma che il tema della mobilità e dell'intermodalità sono i temi caldi. Ovviamente dal ferro, con la consegna dei treni che sono qua in fiera, che andranno alla nuova società del ferro che avremo dall'anno prossimo insieme a Trenitalia, ma anche con tutte le nuove tecnologie che stiamo guardando per i tram e anche per tutti i temi della mobilità sostenibile. A Bologna, con la settimana della mobilità che è in questi giorni, quindi già dai prossimi giorni avremo invece la nostra dibattito e la nostra discussione e confronto anche di convegni a livello locale, e a questo aggiungiamo, oltre al tema del trasporto ferroviario e delle grandi tecnologie, anche quello della mobilità urbana legato al car sharing, e abbiamo lanciato il progetto corrente che è appunto quello della mobilità car sharing totalmente elettrico, che partirà da ottobre e partiranno i test drive proprio dai prossimi giorni a Bologna. A InnoTrans abbiamo fatto il punto anche in casa Italferre, le ultime tecnologie, gli ultimi impegni della società controllata dal gruppo Ferrovie dello Stato. Ne abbiamo parlato con la direttrice delle strategie, Federica Santini. Con Federica Santini, buongiorno. InnoTrans 2018, Italferre. Allora, facciamo un po' un focus su quello che è stato anche, diciamo, il contenuto del suo intervento al convegno a cui ha partecipato, e quindi parliamo di sostenibilità, è corretto? Assolutamente sì, oggi diciamo con Rete Ferroviaria Italiana e Intercertifer ci siamo confrontati su qual è l'approccio un po' del gruppo innovativo a progettare infrastrutture sostenibili. Il punto è uno: noi non dobbiamo più pensare se stiamo facendo il progetto bene, ma se stiamo facendo il progetto giusto. Giusto vuol dire tante cose, vuol dire un progetto che abbia un impatto
termini sociali, macroeconomici corretto sul territorio, che abbia un ritorno in termini di analisi del valore, che con un'ottica di economia circolare abbia una sua ragion d'essere, una sostenibilità nel lungo periodo. La sostenibilità è comunque, diciamo, un tema che noi abbiamo visto anche recentemente, insomma, siamo più o meno sempre sul pezzo, quindi a tutti i convegni, no? Anche a Brescia recentemente c'è stato un qualche cosa che ha parlato di infrastrutture e di mezzi di trasporto che abbiano come obiettivo principale proprio la sostenibilità. Ecco, nell'ambito di quello che è la vostra mission, la sostenibilità come si può tradurre poi in maniera sempre più importante? Perché voi alla fine voi progettate e realizzate infrastrutture. Certo, ma allora Italfer posso dire che ha lavorato su tre grandi ambiti. Da una parte abbiamo lavorato con anche i nostri committenti, in primis rete ferroviaria, anche con le esperienze all'estero, sull'applicazione del protocollo Envision, cioè questo protocollo che, come forse saprai, è dagli studi dell'Università di Harvard, consente di fare uno scoring delle infrastrutture, quindi di dare un punteggio, un rating sulla sostenibilità di quello che tu stai progettando. Ancora da InnoTrans, ancora dalla Fiera di Berlino, questa volta per parlare con Cristian Andi, direttore operativo di Ansaldo STS, dell'importante commessa ottenuta per 4 linee della metropolitana di Riyadh in Arabia Saudita. Per noi è un grande successo, diciamo che entriamo in una nuova fase di Ansaldo STS. Noi facciamo già l'operation di una metropolitana a Copenaghen, abbiamo fatto l'operation a Brescia, ma sempre sulle nostre tecnologie. Riyadh sarà invece la prima esperienza da full operator, quindi gestiamo l'intera operation della metropolitana, ovviamente con dei partner, però appunto è il primo passo per l'implementazione della nuova strategia di Ansaldo di diventare un operatore integrato e globale a 360 gradi. È tutto per la prima parte di Transport, state con noi perché dopo la pubblicità continuiamo a parlare di trasporto pubblico locale, ma anche di porti e di nautica. When you travel well, you focus on what really matters. Cathay Pacific. Life well traveled. Spinelli, leader nell'inland shipping. I nostri servizi seguono tutta la catena logistica, dal terminal portuale al trasporto intermodale. Gruppo Spinelli, logistics provider. Seconda parte di questa puntata di Transport, andiamo nel porto di Genova perché al terminal PSA di Voltri e Pra sono arrivate 21 nuove gru elettriche che andranno a sostituire le vecchie alimentate ancora a diesel. Beh, intanto sono molto più moderne, più efficienti, più efficaci, più performanti e soprattutto sono elettriche, per cui non inquinano e non fanno rumore. Perché da Shanghai all'Italia incontriamo almeno 15-20 termini di PSA, per cui potevano essere dirottate in Vietnam, in Cina, a Singapore stessa, in India, ad Amman, e quindi di conseguenza il fatto che vengano confermati qua è un messaggio che PSA vuol dare a noi, a Genova e a tutta la comunità che ruota intorno al porto. In termini economici si tratta di un investimento da quanto? Superiore ai 50 milioni. Una parte per le gru e un'altra parte per le opere civili che devono assistere le gru, quindi abbiamo rifatto asfalti e scavi, elettrificazione e quant'altro. La particolarità di queste macchine è la loro innovazione tecnica, soprattutto sul fatto che sono alimentate a corrente elettrica e non più a motore diesel come una volta, e quindi questo ci permette di eliminare completamente quelli che sono diciamo le emissioni di smog, l'aria e la parte anche di rumore che generava i gruppi elettrogeni.
e poi soprattutto il fatto che sono macchine molto più veloci, equipaggiate con sistemi di sicurezza di ultima generazione, che possono permettere di elevare anche il grado di produttività per quanto riguarda il terminal. Il segnale è straordinario, cioè a un mese dal crollo del ponte noi abbiamo il più grande terminal di Genova, uno dei più grandi del Mediterraneo, che fa arrivare qui 21 gru da piazzale a testimoniare una fiducia nella forza dello scalo che non è venuta minimamente meno. Io lo prendo un ottimo segnale, anche perché confido molto sulla capacità di investimento dei privati in un momento in cui la macchina dell'investimento pubblico è così sotto stress. Trasporto pubblico locale, andiamo in Toscana, in particolare ad Arezzo e a Siena, dove TM ha lanciato e presentato 10 nuovi autobus che renderanno più moderna la flotta, in particolare per le linee extraurbane. In questo momento TM, con altre aziende della Toscana, è inserita in un contratto ponte con la Regione che vale 2 anni, 2018-2019. In questo contratto ponte c'è una serie di impegni anche per quanto riguarda il rinnovo della flotta. Diciamo, per quanto riguarda sull'azienda TM, in questo biennio noi dovremo acquistare 87 nuovi auto. Con i 10 presentati oggi siamo già a 35 e abbiamo già fatto ulteriori gare, eccetera, per acquistare gli altri. Sicuramente il fatto di poter rinnovare i fattori produttivi è essenziale per la vita di un'azienda, soprattutto in un mercato come quello del trasporto pubblico, dove nel settore extraurbano le flotte sono molto molto vecchie. Mentre nel settore urbano in Toscana nel 2015 è stato fatto un grosso rinnovamento che ha portato l'età media a valori europei, circa 7 anni, il settore extraurbano non è così. Quindi il fatto di poter inserire nuovi autobus è una cosa sicuramente essenziale. Un impegno progressivo che stiamo portando avanti grazie all'apporto della Regione, alle capacità tecniche che abbiamo all'interno dell'azienda, un'azienda che può vantare un solido bilancio, ma soprattutto è la voglia anche di dare un servizio progressivamente migliore. Quindi l'innovamento nel parco extraurbano rappresenta una delle fasi importanti di qualificazione del servizio. Oramai giustamente gli utenti necessitano e richiedono servizi e qualità dei mezzi sempre più all'avanguardia, e siamo oggi felici di poterlo fare con 10 nuovi mezzi di varie pezzature, che siamo 14 metri, 2 12 metri e 6 10 metri e mezzo. Importante questo acquisto, questo investimento che è figlio del contratto ponte che la Regione Toscana ha firmato con le aziende, in attesa che si perfezioni il contenzioso che è sorto a seguito della gara che noi abbiamo lanciato anni fa. Con questo contratto ponte però la Regione è diventata la titolare del contratto, tutte le aziende della Toscana si sono riunite in un unico soggetto e la previsione del contratto è di circa 400 mezzi nuovi che devono entrare in servizio tra quest'anno ed un altro anno. Accanto ai mezzi nuovi, che significano ovviamente maggior comfort, maggiore sicurezza, quindi maggiore appetibilità del trasporto pubblico locale, anche investimenti in paline intelligenti, nella monetica, quindi è avviato un percorso verso la qualificazione del servizio. Allora, questa è la continuazione di una fornitura iniziata qualche anno fa a TM, la quale si è trovata molto soddisfatta delle performance di questi mezzi e dell'affidabilità, e quindi oggi presentiamo questi 4 nuovi veicoli. Ma direi che sono un pochino la state of the art della tecnologia, perché sono motorizzazioni Euro 6 e quindi diciamo con livelli molto bassi, e questo da un punto di vista della sostenibilità nel trasporto passeggeri è molto importante. Sono equipaggiati poi, come avete visto, con tutta una serie di tecnologie molto importanti. Fra l'altro, come dicevamo, al di là proprio degli equipaggiamenti interni ci sono tutta una serie di sistemi di sicurezza su questi mezzi che permettono naturalmente di far sì che anche il trasporto per le persone sia più sicuro. Hanno una certificazione di rollover di classe 2 e questo è molto importante, perché naturalmente garantisce, come dicevo, maggior sicurezza anche per il trasporto e per gli autisti. Al di là di tutto questo, come dicevo, sono macchine nuove di ultima generazione
e quindi sono, diciamo, proprio a livello di progettazione quello che si può trovare di meglio sul mercato. La missione dei porti italiani in Egitto e in generale nel Nord Africa, ne abbiamo parlato con Carla Roncallo, presidente dell'autorità di sistema del Mar Ligure orientale, con il presidente del porto di Venezia, Pino Musolino. Sentiamo cosa è emerso. Una missione organizzata dall'ambasciata italiana e naturalmente guarda non solo le autorità portuali ma in generale, diciamo, gli scambi economici sia portuali sia di altro genere tra l'Italia e i paesi arabi in particolare e anche in relazione alla Via della Seta che come sappiamo tutti passa per l'Egitto l'orano Suez, quindi è un punto, diciamo, basilare, diciamo, di questo percorso. E per cui appunto ci è stato chiesto di illustrare porto per porto i nostri ruoli, diciamo, e cosa abbiamo in progetto per aderire a questo progetto di Via della Seta. Noi abbiamo rimarcato il fatto che ci sentiamo già a pieno titolo sia noi che Genova su questo percorso per il fatto che abbiamo tantissime linee che arrivano dal Far East, tra l'altro toccano prima Spezia e poi Genova, ma sono pur essendo porti molto vicini, diciamo, riguardano entrambi i porti, perché poi ognuno di noi ha relazioni con interporti diverse, quindi distribuisce la merce in maniera diversa, però insomma il senso di tutto questo era che la Liguria è un naturale punto di arrivo per la merce che proviene dal Far East, che è diretta nel nord Italia e nel sud Europa, nel sud e centro Europa, ecco. Allora, intanto portiamo a casa l'aver stabilito a un livello molto alto, insomma, istituzionale, insomma, la presenza del ministro dei trasporti, la presenza dei presidenti di tutte le port authority egiziane, insomma, uno scambio di contatti e di relazioni che significa che abbiamo fatto ripartire un dialogo con l'Egitto, che si è presentato un dialogo importante e proficuo per i porti italiani, particolarmente per il porto di Venezia che ha sempre avuto un rapporto preferenziale con quest'area del pianeta. Secondo lato, abbiamo capito molto del sistema dei trasporti e particolarmente del sistema portuale egiziano, dove siamo dato grandi dati anche delle prospettive future, insomma quello che hanno in mente. E poi abbiamo fatto una serie di scambi, che chiamiamoli B2B, fondamentalmente, insomma, dove ci sono stati anche degli spunti interessanti. Noi abbiamo già un protocollo di intesa con il porto di Alessandria, siglato ancora nel 2009. Oggi abbiamo proposto alle dogane di egiziane, particolarmente per il porto di Alessandria, di vedere se riusciamo a fare un MOU, un memorandum of understanding, per facilitare i percorsi doganali tra i due porti, fondamentalmente. In chiusura, torniamo a Genova, parliamo del Salone Nautico in corso di svolgimento alla fiera. Lo facciamo andando a scoprire le ultime novità in casa Razzetto e Casareto. Quest'anno noi ci stiamo concentrando in particolar modo su tutto quello che è la ferramenta un po' più di lusso per le barche. Noi accomuniamo la tecnologia e l'affidabilità di un prodotto che, anche se è un prodotto piccolo e comunque invisibile come chiusure per cassetti o serrature, cioè la parte tecnica, e che però vada bene, che sia progettata e disegnata per l'utilizzo a bordo di imbarcazioni e di barche. Noi lavoriamo, il nostro business è concentrato esclusivamente sul settore marittimo, navale e yachting. E in questo caso qua abbiamo una serie di prodotti che sono di serrature e kit serrature o chiusure per cassetti che sono state disegnate per utilizzo a bordo di yacht, quindi c'è una parte tecnica, ma che hanno un'estetica un po' più gradevole, che può assomigliare un po' più a quella di casa. Poi da questo concetto, allargando, stiamo presentando anche maniglie di lusso che sono realizzate ad hoc per clienti o anche invece solamente presentate qua per dare delle idee, dei concept, e che poi nella fornitura devono essere disegnate e fatte appositamente per il cliente. È
È tutto per questa puntata di Transport. Vi ricordo che potete rimanere costantemente aggiornati sul nostro sito telenord.it/transport e anche sulla nostra pagina Facebook. Grazie per essere stati con noi. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.